Buongiorno, bella gente! Pronti a parlare di nuovo di gente che invece non è tanto bella? Giusto per non passare a insulti vari. Bentrovati su Watch Mojo Plus Italia con i top 10 concerti rovinati da dei completi deficienti cretini idiotici. Lo sapete già. Quello che magari non sapete è che in questo bacino di geni non c'è solo il pubblico, come magari potremmo immaginare tutti quanti. No! Ogni tanto i concerti sono stati rovinati dagli organizzatori o dai performer stessi. Come? Ora ve lo dico passo dopo passo, posizione dopo posizione. Alla numero 10, Smash Mouth vs Il Pane. Come ha fatto Il Pane ad essere coinvolto in un concerto? Domanda più che lecita. Adesso vi spiego. Gli Smash Mouth si stavano esibendo a un festival gastronomico in Colorado e qualcuno aveva deciso di distribuire del pane gratis. Una cosa carina. Solo che il pubblico, ubriaco, aveva iniziato a lanciare il pane ovunque e alcuni pezzi sono atterrati sul palco. Il cantante degli Smash Mouth, Steve Harwell, è allora andato su tutte le furie, proprio mentre la band stava suonando l'introduzione di All Star. Harwell ha iniziato a inveire e minacciare pesantemente e alla fine, stufo, si è diretto verso il pubblico, probabilmente per dare due sberle ai vari simpaticoni fra le prime file. A fermarlo è stata la security, che gli ha così impedito di dar sfogo alla sua rabbia. Era pane. Chissà cosa avrebbe fatto se avessero tirato sassi e bottiglie come è accaduto alla band nella posizione numero 8. Ma ora c'è la numero 9, quindi Britney Spears vs Il Fumo. Durante un concerto a Vancouver, a circa 15 minuti dall'inizio del suo spettacolo, Britney Spears è improvvisamente uscita dal palco. Il pubblico è rimasto in attesa, nel buio, confuso. Una voce fuori campo ha annunciato che l'esibizione sarebbe ripresa solo quando l'aria del palcoscenico sarebbe stata ripulita dal fumo. E a tutti è stato giustamente ricordato che si trattava di un edificio per non fumatori. È trascorsa circa mezz'ora, durante la quale la musica dell'intervallo veniva riprodotta dagli altoparlanti, probabilmente per cercare di acquietare gli animi del pubblico incredulo e non proprio calmissimo. Poi la Spears è tornata e ha iniziato a cantare, ma poi, verso la fine di una canzone, ha lasciato di nuovo il palco. Quando è tornata per l'ultima volta, il suo consiglio d'addio al pubblico è stato: non fumate erba. Alla numero 8, Nickelback vs Le Pietre. Nel 2002, mentre si esibivano in Portogallo, i membri della band Nickelback sono stati costretti a lasciare il palco perché il pubblico aveva iniziato a colpirli con pietre e bottiglie. Nessuno ha davvero capito il motivo, ma dato il comportamento, sembra che la maggior parte del pubblico fosse andata a vedere un concerto di una band che, boh, che ne so, gli stava antipatica. Veramente, non si capisce cosa siano andati lì a fare. Comunque, dopo aver resistito per due canzoni sotto quella raffica di oggetti, il cantante Chad Kroeger ha fatto una domanda ben precisa. Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? Quando la risposta è stata una bottiglia sulla nuca, Kroeger e il resto della band hanno semplicemente lasciato il palco. Non prima però di aver sollevato il dito medio verso il pubblico portoghese. Gesto internazionale, direi, non possono non aver capito. Alla numero 7, Justin Bieber vs Le Urla. Normalmente le urla del pubblico a un concerto sono un buon segnale, ma forse non tanto quando stai cercando di tenere un discorso appassionato sullo scopo di tutti nella vita. Durante il Purpose Tour a Manchester, in Inghilterra, Justin Bieber ha dovuto chiedere al pubblico di smettere di urlare e fare rumore durante il suo discorso. Visto che però le grida non accennavano a diminuire, Bieber si è inviperito ed è uscito fuori dal palco. E questo non è stato l'unico episodio in cui il cantante si è scontrato con i fan britannici, dicendo loro di stare zitti. Alla fine Bieber è tornato ad esibirsi, però ha anche affermato che il pubblico di Manchester non era in grado di gestirlo. Alla numero 6, i Limp Bizkit a Woodstock 99. Cominciamo col dire che ci sono state molte scelte sbagliate fatte a Woodstock 1999. Prezzi esorbitanti, bagni insufficienti, una distesa di cemento priva di zone d'ombra. Perfetta, poi, per il caldo di fine luglio. Questi furono solo alcuni dei motivi che sicuramente alimentarono la rabbia nelle persone. Le parole peace and love furono sostituite da devastazione e violenza. E uno dei momenti peggiori è accaduto quando i Limp Bizkit sono saliti sul palco. Infatti, il loro frontman, Fred Durst, ha iniziato
iniziato a incitare una folla già fuori controllo a spaccare tutto. E questa l'ha preso in parola, sia durante che dopo Break Stuff, canzone che fece scoppiare il delirio. La gente andò davvero fuori di testa, distruggendo bancomat, bagni chimici, altre strutture vicine al palco, svaligiando i camion delle bevande, assalendo la stazione radiofonica. Ma il peggio furono le risse violente e gli stupri. Le tende del pronto soccorso furono sommerse dai feriti. Alla numero 5, i Nirvana contro il comportamento della folla. L'apertura del concerto dei Nirvana a Buenos Aires nel 1992 era stata affidata a un gruppo tutto al femminile, le Calamity Jane. Il pubblico le aveva accolte in modo veramente orribile, gridando oscenità, sputando e lanciando di tutto, compresi fango e pietre, finché le ragazze non hanno lasciato il palco disperate, e te credo. All'inizio Kurt Cobain, sconcertato dal comportamento a dir poco incivile del pubblico, voleva cancellare lo spettacolo, ma poi invece i Nirvana hanno pensato a un modo più sottile e irriverente per dare una lezione al pubblico argentino. Infatti quella sera Kurt Cobain cambiò alcuni testi, come ad esempio per Come As You Are, dove la prima strofa venne sostituita da una serie di... Suonarono prevalentemente brani poco noti o sconosciuti, spesso facendoli precedere dai primi accordi di Smells Like Teen Spirit, e subito dopo passavano a una canzone diversa, tutto per ingannare gli ascoltatori. Quella sera i Nirvana non eseguirono mai per intero nemmeno il classico di Nevermind. Il pubblico sarà rimasto deluso? Beh, sicuramente sì, ed era esattamente quello che volevano i Nirvana, grandissimi. Alla numero 4, i Guns N' Roses e Metallica a Montreal. Montreal 1992. Un concerto che due delle più grandi rock band del periodo, i Metallica e i Guns N' Roses, non si scorderanno di certo. Infatti, il frontman dei Metallica, James Hetfield, finisce d'urgenza in ospedale con delle gravi ustioni su mano, braccio, viso e testa, causate da una delle fiamme colorate che stavano esplodendo sul palco durante la sua esibizione di Fade to Black. There was an incident with the pyrotechnics. Unfortunately, James is on his way to the hospital right now and we're very sorry but we can't continue the concert. A quel punto i Metallica ovviamente non possono fare altro che interrompere il loro set. Il pubblico allora comincia ad essere insofferente, soprattutto visto che si deve sorbire due ore di attesa prima che Guns N' Roses salgano sul palco per continuare il concerto. Ma la sfortuna continua. L'impianto audio non è in perfette condizioni e il frontman Axl Rose ha problemi vocali. Risultato? Anche Guns N' Roses lasciano il palco solo dopo poche canzoni. Ed è a questo punto che la situazione precipita. Il pubblico impazzisce e si scatena una vera e propria follia collettiva. Saccheggi, distruzione di auto, lancio di lacrimogeni, corpo a corpo contro la polizia, con un bilancio finale di 10 feriti e 10 arresti. Alla numero 3, Astro World Festival 2021. L'evento musicale organizzato dal rapper Travis Scott il 5 novembre 2021 è stata una tragedia che probabilmente avrebbe potuto essere evitata. Già nel corso della giornata, ben prima dell'inizio dell'evento, le cose non stavano andando proprio per il verso giusto. Secondo quanto è emerso dai registri, migliaia di persone erano riuscite ad entrare nel pomeriggio, ma senza essere registrate, e si segnalavano 54 persone sottoposte a cure mediche e condizioni pericolose per la folla. Quando Travis Scott è salito sul palco alle 21, il pubblico ha iniziato a spingere in avanti contro le barriere. Molte persone sono cadute a terra e sono state calpestate dalla folla delirante. La situazione poi ha continuato a peggiorare. Le segnalazioni di feriti sono arrivate ai soccorritori intorno alle 21.30, ma lo spettacolo è continuato fino alle 22.10. Ma vi rendete conto? Per altri 40 minuti. A causa delle luci e del rumore, Scott ha affermato di non essersi accorto di ciò che stava accadendo e quindi ha continuato ad esibirsi. È difficile dire esattamente chi sia stato il responsabile della tragedia, però il risultato è che 10 persone sono morte per asfissia da compressione e centinaia di altre sono rimaste ferite. Alla numero 2, l'incendio al concerto dei Great White. Questo è un altro tragico evento avvenuto a causa della negligenza degli organizzatori. Nel 2003 la band heavy metal dei Great White suonava all'interno dei locali di un club di musica dal vivo nel Rhode Island, un piccolo edificio di legno senza licenza per spettacoli pirotecnici
pirotecnici o fuochi d'artificio e sprovvisto di attrezzature di emergenza obbligatorie. Naturalmente, cosa decidono di fare gli organizzatori dell'evento? Ma un bello show pirotecnico per introdurre i Great White! Le fiamme si sono sviluppate molto rapidamente, in 3 minuti, ha raccontato il capo dei Vigili del Fuoco. Queste immagini sono state riprese da un giornalista freelance che era lì perché stava girando, ironia della sorte, un video sulla sicurezza nei locali. Come si può vedere, le fiamme sono già arrivate al soffitto, mentre il giornalista sta già indietreggiando. L'incendio ha causato la morte di un centinaio di persone e il ferimento di molte altre. Il locale era sovraffollato, circa 350 persone, oltre il limite della capacità stimata. Molti si sono accalcati verso l'ingresso del locale non utilizzando le uscite di emergenza e in tanti sono rimasti vittime della calca, oltre che delle fiamme. Non proprio la lista che mi sarei aspettata. Però cliccate comunque la campanella e iscrivetevi al canale per scoprire tante altre curiosità, belle o brutte che siano. E alla numero 1, il Fire Festival. Un completo fiasco. Quello di cui sto per parlarvi è stata una serie di concerti che semplicemente non avvennero mai. Il Fire Festival era stato annunciato e pubblicizzato da volti famosi come una vacanza glamour con molta musica, cibo e divertimento su un'isola delle Bahamas, precedentemente di proprietà di Pablo Escobar, e si sarebbe dovuto svolgere da aprile a maggio 2017. Una enorme campagna promozionale su Instagram prometteva 2 weekend ai limiti dell'impossibile. Promettevano degli alloggi di lusso e dei pasti gourmet. Mica male, soltanto che i primi ospiti arrivati sull'isola si sono trovati ben altro. Il caos totale. Dai materassi scaricati al buio in una tendopoli ai pasti a base di pane, formaggio e insalatina. L'esperienza culturale del decennio, così veniva definita dagli organizzatori, soltanto che stava iniziando proprio maluccio. Sui social cominciarono a girare video di chi stava vivendo quell'esperienza ben lontana dal glamour e dal lusso annunciati. E inoltre, le celebrità e gli influencer che avevano promosso l'evento sui social non si sono mai presentati, così come non si sono mai esibiti i più di 30 artisti promessi, e quindi il festival è stato annullato. Circa 8.000 biglietti erano stati venduti a prezzi altissimi, alcuni pacchetti VIP fino a $12.000. E questo evento non fu una schifezza soltanto per tutti quelli che avevano pagato, ma anche per tutti i lavoratori. Centinaia di lavoratori dell'isola avevano dedicato tempo e denaro alla preparazione dell'evento ed ovviamente erano rimasti a bocca asciutta. Per fortuna, l'organizzazione L'organizzatore Billy McFarland è stato condannato a 6 anni di carcere per frode. Allora, piaciuta la nostra lista? Devo dire che non avrei mai immaginato che dei concerti potessero finire tanto male. Ma proprio mai. È stata una scoperta anche per me.